Che l'invaso di Monte Cotugno non avesse tra le priorità originarie quelle di essere un volano per lo sviluppo turistico dell'area non c'è dubbio. L'urgenza era l'approvvigionamento idrico del Metapontino e della Puglia e a Senise si badava giustamente all'emergenza occupazione legata all'agricoltura e all'industria nascente. Ma non ci sono dubbi neanche sul grande potenziale che un lago, seppur artificiale, avrebbe da un punto di vista turistico. Eppure le infrastrutture ci sono. Come l'Osservatorio avifaunistico, finanziato nel 2001 dall'Ente Parco Nazionale del Pollino, che ha stanziato al comune di Senise 152.000 euro per costruire una struttura in grado di consentire ai visitatori di avere una visuale completa del lago. La consegna dei lavori è avvenuta nel 2005, ma la struttura è orfana di gestori. Pochi mesi fa sono stati realizzati i lavori di riqualificazione dell'area che circonda il centro velico. Le opere, finanziate sempre dall'ente parco con un importo pari a circa 80.000 euro, dovrebbero avere come prioritario obiettivo quello di migliorare la viabilità di accesso al centro sportivo, una struttura mai completamente decollata. Il problema è che attualmente mi sembra che la carenza sia quella che ci sono delle strutture realizzate molto belle come questa, ovviamente la diga, il centro velico, però siano ancora isolate fra di loro, non abbiano dei collegamenti e quindi ci sia poco interesse. Poca possibilità di fruire realmente poi di questi posti se non di vederli. Il turista chiaramente oltre che vederli vuole veramente usufruirne, quindi magari pensare di fare dei piccoli porticcioli collegati all'interno sul lago e quindi poter andare da una parte all'altra senza dover percorrere queste strade che sono piuttosto scomode sarebbe, e poi soprattutto dare dei servizi al turista, quindi dei punti di accoglienza, la possibilità di un ristoro. Queste cose sono essenziali perché poi veramente possano rimanere le persone che vengono già, che rimangono incantate ma non trovano nulla. E quindi poi purtroppo non c'è questo ritorno economico. L'accessibilità è uno dei più grandi ed evidenti problemi delle strade che circondano il lago. Sulla sponda destra, proprio dove è collocato l'osservatorio avifaunistico, il dissesto è allarmante e spesso e volentieri si creano piccole frane che rendono a dir poco difficoltoso raggiungere non solo i punti più suggestivi e panoramici, ma anche le numerose abitazioni e le aziende agricole presenti in località Codicino. Il turismo scolastico non può decollare in una zona impossibile da raggiungere, per esempio con un autobus, e questo vale anche per l'unica strada che porta all'impianto di Monte Cotugno. Non c'è manutenzione, non c'è segnaletica e anche l'illuminazione pubblica è insufficiente. Dall'altro lato dell'invaso la situazione cambia, anche se di poco. Questa diga è una grande ricchezza, ma già il fatto di arrivare sulla diga con questa strada è una cosa negativa. Cioè, se, lo stesso turismo, quanta gente potrebbe venire a visitare la diga aperta, con spiegazioni, con un museo della diga, vedere questa strada è una cosa mortificante per tutti quanti noi. E nonostante alcuni importanti tentativi di creare un indotto turistico extraregionale attraverso grandi eventi di importanza nazionale come il motoraduno e il canottaggio, i problemi non mancano. Secondo te la diga di Monte Cotugno è valorizzata? No, assolutamente no. Non so la diga, il lago no, perché oggi vedo per la prima volta un motoscafino. Io ci farei spiaggette, farei sci nautico. Voglio dire, se le cose sono belle, bisogna attirare la gente per farla funzionare, se no. Entro 3 anni voglio una spiaggia tipo Viareggio qui sul lago. E non so, fare un po' di sci nautico, fare qualche garetta di offshore. Dopo 15 anni, insomma, di intensa attività, perché abbiamo organizzato sempre gare, due o tre gare all'anno ininterrottamente, dopo la prima fase, che c'è stato molto entusiasmo, c'è stata collaborazione dei genitori, anche della gente sul posto, perché avere qui questa disciplina del canottaggio era nuova per molte persone, era proprio una disciplina, insomma, non conosciuta. Poi abbiamo vissuto un po' negli ultimi anni una fase di ristagno, di flusso. Le motivazioni sono tante. Quella principale, a mio modesto avviso, è che sul bacino purtroppo siamo fermi come programmazione a un po' di anni. Noi siamo fermi alla programmazione degli anni 90, abbiamo avuto il finanziamento della regione di questo centro sportivo, la prima parte, poi subito dopo abbiamo avuto anche attraverso il coinvolgimento anche della popolazione, c'è stata forte richiesta di valorizzare ancora di più ed è venuta finanziata la piscina comunale che attualmente funziona.
l'uso della risorsa acqua, nel senso che anche la parte turistica, non solo sportiva, ma la parte turistica, cioè organizzare delle cooperative sul posto, dei giovani che possono fare anche gite turistiche con battelle, ma tutto questo bisogna però disciplinarlo con una legislazione ad hoc che secondo me l'associato al turismo regionale potrebbe prendere un'iniziativa di valorizzare con una legge, ma non solo il lago di Senisa, anche il lago del Pertusillo, lo stesso Monticchio, cioè fa una legge regionale che vada a disciplinare e a potenziare questo grande enorme possibilità turistica che la Basilicata ha, che vorrei dire che questo lago, nel più grande, cioè un binomio, lago più grande d'Europa, bacino artificiale, col parco più grande d'Europa, sono due cose che stanno insieme, che però insieme si può costruire una grossa proposta, diciamo, turistico-ricettiva, che indubbiamente insomma, può dare anche nel tempo un minimo di ritorno economico e quindi possibilità che molti giovani sul posto riescano poi a stare e a migliorare complessivamente la qualità della vita. Non popolo arabo, non popolo balcanico, non popolo antico, ma nazione vivente, ma nazione europea. E cosa sei? Terra di infanti, affamati, corrotti, governanti impiegati di agrari, prefetti codini, avvocatucci unti di brillantina ai piedi sporchi, funzionari liberali, carogne come gli zii bigotti, una caserma, un seminario, una spiaggia libera, un casino. Milioni di piccoli borghesi, come milioni di porci, pascolano sospingendosi sotto gli illesi palazzotti, tra case coloniali scrostate ormai come chiese. Proprio perché tu sei esistita, ora non esisti. Proprio perché fosti cosciente sei incosciente e solo perché sei cattolica non puoi pensare che il tuo male è tutto il male, colpa di ogni male. Sprofonda in questo tuo bel mare, libera il mondo. No, io volevo chiedere al dottor Scutari dell'APT. Pochi giorni fa l'APT Basilicata ha inviato un comunicato stampa ai giornali parlando del rilancio turistico del Pollino. In quel comunicato c'era una formula molto cara all'APT, la formula delle 4M, che sarebbero i 4 fari dello sviluppo turistico della Basilicata. Le 4M sono Maratea, Matera, Metaponto e Monticchio. La domanda è semplice, è possibile far diventare queste 4M5 e aggiungere anche Montecotugno? A parte l'ultimo filmato visto? A parte l'ultimo. Sicuramente il fatto del Pollino è un elemento molto importante per quello che riguarda lo sviluppo turistico del Basilicata. E infatti hai fatto riferimento a un comunicato stampa che parlava della volontà di cercare di rilanciare il parco, che nasce da una serie di studi che sono stati fatti e dal fatto che effettivamente uno degli elementi per quanto riguarda la città di Basilicata più forte come valore e prodotto turistico potenziale. Infatti, se ricordi l'altra settimana a Noepoli facevo l'esempio di questo test che abbiamo fatto all'aeroporto di Ciampino, proprio nell'area dei voli privati, nell'area dei VIP, dove abbiamo messo una serie di depianze, di cataloghi, proprio nel periodo della Festival del Cinema, quindi dove c'erano i VIP europei, e l'unico catalogo che veniva preso in continuazione era quello sul Pollino e sulla Basilicata Natura. Quindi, questo vuol dire che effettivamente è ad un target alto, medio alto è la cosa che è. Montecotugno è una bella parte del Pollino. Sì, per quanto riguarda Montecotugno, anche in un rapporto che abbiamo dato qualche giorno fa al
al nuovo presidente del parco. Noi l'abbiamo indicato come soggetto da far diventare la porta del parco, no? Perché è il luogo ideale perché ovviamente, a parte che sulla traiettoria che va dalla Puglia all'autostrada, no? E poi il fatto che è identificabile come soggetto, cioè c'è un lago, no? La porta del parco deve essere anche identificabile come immagine, come qualche cosa, una arriva lì, capisce immediatamente anche se non c'è mai stato che viene il parco. Le potenzialità, cioè, ci sono, però come giustamente hai fatto vedere in questo documentario, fatto molto bene, ci sono tantissime incoerenze, cioè la responsabilità se qualcosa non decolla è veramente un pochettino di tutti, no? Cioè noi non possiamo pretendere di voler promuovere un posto e poi averci la monnezza dentro, non è il caso, però l'hai fatto notare, no? Quindi ci deve essere un posto a successo, emerge, se c'è la responsabilità di tutti, no? Se c'è la responsabilità del comune, se c'è la responsabilità della provincia, cioè il turismo non è fatto solo di un elemento, il turismo è un qualcosa che è fatto dalla qualità del territorio nel suo insieme, in senso globale, e non è neanche un solo prodotto, cioè non è neanche una palestra o un luogo di canottaggio, perché la gente, cioè non esiste un prodotto turistico monoprodotto, cioè quando uno fa turismo, cioè chi consuma il turismo è perché vuole fare un insieme di cose, vuole mangiare bene, vuole passare del tempo libero, vuole divertirsi o vuole stare tranquillo o vuole passeggiare, vuole trovare dei servizi, cioè vuole trovare dei prodotti enogastronomici di qualità, vuole trovare qualcosa di diverso da quello che di solito trova a casa sua, cioè ci devono essere tutto un insieme di elementi per diventare attrazione, no, questo è ovvio. Una delle cose che emergeva anche dal vostro documentario, che l'ha fatto bene, è che c'è un problema di risorse umane, perché il turismo è fatto da gente che fa le cose, cioè c'è questo osservatorio e offre anche gestori, giustamente dicevo. Cioè il problema che abbiamo noi in queste zone è quello di trovare gente che faccia le cose. No, un esempio di rifugi che sono stati abbandonati, sono andati in decadenza, cioè c'è veramente un problema di risorse umane, che è un problema che andrebbe affrontato in qualche maniera, no? Con della formazione, con dei progetti mirati, perché c'è bisogno di gente che impari e che sappia che servizi dare, perché le cose, cioè, la gente vuole servizi organizzati, cioè il turismo è un insieme di servizi organizzati. Se non c'è nessuno che organizza e che mette insieme questi pacchetti, che mette insieme queste proposte, diventa difficile creare e promuovere il prodotto turistico, no? Cioè, questo è veramente una cosa che deve affrontare. Cioè, non è l'albergatore da sé che risolve il problema, cioè, l'albergatore fa albergatore. L'albergatore deve piangere su questo sistema che esiste. No, non dico che deve piangere, sto dicendo che... Quando si vede un po' di scelte che esistono, è dichiarare che la contratto di che rompe in terra dal sud. Poi se mandano le risorse, non si può passare intorno alla diga, non possono venire i turisti che sono le gomme, le carcasse buttate, si muove tutto qua. La colpa è dell'albergatore. No, non ho detto questo, ho detto assolutamente. Ma noi dobbiamo piangere perché quando vedi quello scelto... No, non dovete assolutamente piangere. Mi fate mangiare il bene, gli ospitali bene, che hanno lo scooter. Bisogna prendere il provvedimento, Presidente della Regione. Siamo io come su un delitto fare un albergo di agenda a sinistra, quando poi l'utenza viene così, dice, che vengo a fare a sinistra? Non posso farmi a passeggiare di loro in là. Abbiamo valorizzato la Puglia. A noi paghiamo più caro della Puglia. Degli altri posti, questa è la realtà, conosco. No, io la conosco benissimo la realtà, perché sono uno di quei pochi che ci sono grandi da fare per quest'area. Allora io sono il pure. Sono che manca in questo paese, la regione si qua, le deve responsabile, le cose vanno male.
Allora io interrompo qui. Ci vuole assolutamente un tavolo locale dove tutti i protagonisti, le amministrazioni, gli operatori, e progettano qualche cosa. Certo, ci sono delle iniziative che potrebbero aiutare, no? E su questo ho sentito questa voce che ho la fonte, semmai dei diritti dell'acqua potrebbe essere utilizzato sul turismo, e quindi si potrebbe pensare di 2-3 progetti forti, però anche capaci di durare nel tempo, che insomma che siano in grado di chiudere questo gap, possono essere utilizzati per fare questo. Però vi chiede seriamente poi di mettersi attorno a un tavolo, di studiare, di vedere e di costruire tutta la filiera, che non è fatta solo di far funzionare l'osservatorio turistico, permettere che il turismo scolastico possa accedere, perché teniamo conto che il turismo scolastico è uno dei segmenti del turismo che è maggiore, è più alto, è quello che influisce di più economicamente qui nell'area del Bollino. Ma insomma, vedere tutte le cose, vedere il problema delle risorse umane che non ci sono, perché alla fine le persone che si danno da fare nel turismo in tutta questa zona che va da Terranova a Francavilla a Senise si contano sulla punta di una mano, e se qualcuno di questi sta male non c'è neanche chi è in grado di organizzare un pacchetto turistico e portare in giro la gente. Cioè ci sono delle realtà e delle problematiche che vanno affrontate molto seriamente, perché le potenzialità di sviluppo ci sono, certo che ci sono, basterebbe solamente un incremento del turismo di prossimità Puglia, Campania, fino a Lazio, perché queste zone potrebbero avere un ritorno economico sufficiente per quello che è il loro bacino. Allora, visto che se siete d'accordo, questo è un argomento delicato, poi vorrei sentire anche il sindaco e il presidente della comunità montana. So che il presidente De Filippo deve andare via, quindi mandiamo subito l'ultimo filmato, che è il filmato sull'occupazione e sui 35 milioni. Lo strascico di speranze e di aspettative legate a Monte Cotugno molto ha a che vedere con il delicato tema dell'occupazione. E non poteva essere altrimenti, visto che negli anni d'oro della realizzazione dell'invaso furono centinaia gli operai occupati, di cui oltre l'80% i locali, 776.000 le giornate lavorative. Una situazione che, al di là di molte aspettative e probabilmente a causa di un'imperfetta previsione nel lungo periodo, oggi è completamente capovolta. All'interno dell'impianto della diga lavoreranno sino a 10-15 persone. E dobbiamo anche dire che oggi questi lavoratori sono dei precari, e sono lavoratori che da 4 mesi non vengono pagati. Quindi diciamo che la diga, con tutta la sua immensità, con tutta la ricchezza che produce quotidianamente a monte e a valle, a monte con l'acqua, a valle con la distribuzione, con il pagamento, non crea ricchezza, non crea occupazione. Ma non si può parlare di occupazione in riferimento alle contropartite ottenute grazie alla diga, soprattutto in questo particolare periodo storico, senza discutere sui fondi dell'acqua, sui 35 milioni di euro. Una parte di questi fondi è stata assegnata alle attività produttive dell'area. L'area industriale di Senise, un po' per risvolti storico-politici, un po' forse per incapacità manageriali, a detta degli stessi imprenditori, ha perso l'importante scommessa per la quale era stata realizzata più di 25 anni fa. Costruita proprio negli anni della diga, per la zona industriale senisese si erano prenotati esponenti illustri del panorama industriale italiano, come la Ferrero e la Barilla. Ma il terremoto dell'80, che tra le altre cose fece aumentare le percentuali dei sussidi offerti alle imprese che investivano nell'area nord lucana colpita dall'evento, contribuì a far passare l'area senisese in secondo piano. La diga di Monte Cotugno io credo che rappresentava un grande sogno all'inizio degli anni 70, in quanto tolti i terreni agli agricoltori si era data un'opportunità di sviluppo per quest'area, una grande promessa di fabbriche che avrebbero portato benessere a tutti, il quale non c'è stato. Il nostro tessuto imprenditoriale della nostra area è rimasto in mano a quei pochi imprenditori che hanno avuto il coraggio di investire in questa zona, con tutti i problemi legati chiaramente alle infrastrutture. Noi non abbiamo un polo ferroviario, non abbiamo un aeroporto nelle vicinanze, abbiamo dei gap infrastrutturali molto 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 grandi che purtroppo
ci tocca colmare con dei costi aggiuntivi per la nostra azienda. Io credo che la misura dei 35 milioni, una misura, diciamo 20 milioni riservati all'attività produttiva, è una misura non diciamo va bene per un anno o due, ma non è una misura che può portare diciamo un quinquennio di sviluppo in quest'area, perché 20 milioni per un'area industriale di Senise io credo che non sono niente, per cui se vogliamo attirare qualche industria, vogliamo ampliare, vogliamo ammodernare le nostre aziende, questa misura va bene per un anno, per due anni. Il problema è un altro, è che abbiamo un grande problema nella nostra area in quanto non abbiamo lotti disponibili, per cui non abbiamo, sono 7 anni che aspettiamo un ampliamento dell'area, abbiamo perso 2 opportunità con 2 488 speciali per l'area senisese e Lagone Grigio, in cui avevamo graduatorie, avevamo dei punteggi avevamo dei punteggi maggiori rispetto a quelli che concorrevano all'interno della regione, e abbiamo perso questa grande opportunità perché chi andava al Consorzio Industriale di Potenza a chiedere un lotto non trovava il lotto per far sì che potesse concorrere nella 488, per cui abbiamo perso nell'ottavo bando 2000 della 488, abbiamo perso l'11° bando del 2002, abbiamo perso diciamo le ultime speranze. La 488 è finita perché l'ultimo governo pare che abbia spostato i fondi verso i contratti di programma. L'unica chance che noi abbiamo sono i soldi, cioè diciamo i famosi 35 milioni, di cui 20 milioni pare che siano destinati all'attività produttiva, ma non credo che sia una misura per far sì che si possa creare un tessuto produttivo, efficiente, capace di concorrere con i mercati del nord, con le aziende del nord, con i mercati più vicini a noi. 3 anni di questi famosi 35 milioni di euro, ci sono molte aspettative. Gli imprenditori, tra l'altro Vincenzo Latronico, che abbiamo intervistato, fa anche parte del direttivo del consorzio degli imprenditori, quindi è uno di quelli che si è unito, ha fatto sinergia, no? Che si è unito assieme agli altri imprenditori della zona. Quali sono i tempi? Allora, il programma è sostanzialmente fatto, per quanto si è, come si dice, si è perso un po' di tempo nella discussione, soprattutto con il territorio. Come è noto, non è stato semplice arrivare a questo risultato, cioè quello di puntare con quelle risorse soprattutto a progetti che riguardavano le attività produttive e sostanzialmente all'occupazione. Per quanto si è perso, tra virgolette, un po' di tempo, noi siamo perfettamente in tempo, perché fino ad oggi, come sa bene Latronico, che fa l'imprenditore e che ha citato con puntualità molte norme, da un anno e mezzo sostanzialmente fino ad oggi nel nostro paese non c'erano possibilità di fare una incentivazione seria per l'impresa, perché mancava la famosa carta del regime di aiuti, che si definisce ancora, non è ufficiale sostanzialmente, che cos'è questa carta. Per poter sostenere un'impresa noi abbiamo bisogno di un nuovo regolamento di incentivazione che classifica le procedure, i contratti di programma, bandi, che definisce anche i livelli massimi che possono essere in qualche modo previsti per finanziare investimenti produttivi. La carta dei cosiddetti regimi di aiuto in Italia l'ha trasmesso qualche mese fa, entro la fine di novembre il governo nazionale la dovrebbe mettere a disposizione del paese, quindi le regioni a quel punto possono ovviamente preparare bandi o strumenti alternativi ai bandi, che sono strumenti negoziali, che sono stati indicati anche dall'imprenditore, contratti di programma, cioè quando si impostano iniziative di investimenti produttivi attraverso una interlocuzione diretta con imprese o con reti di imprese che si vogliono localizzare in questo territorio. Quindi, noi abbiamo indicato insieme alle amministrazioni locali una strada, quella di dividere questa risorsa in 2 macro progetti sostanzialmente. Uno che riguarda gli investimenti produttivi nell'area industriale di Senisa, di Francavilla, e ovviamente per localizzazioni minori anche nei 15 comuni di questo territorio. L'altro
macro progetto dovrà riguardare il turismo, c'è una risorsa a disposizione di una decina di milioni di euro, il turismo con tutta la complessità, la poliedricità e la molteplicità di questioni che questo territorio può in qualche modo rappresentare, sarà proprio la diga di Senise, la Sarmento, il Pollino sostanzialmente. Noi abbiamo in questo territorio una vasta gamma di opportunità. Come diceva Scutari, si tratta, voglio dire anche il pensiero sul turismo, quando noi vediamo quelle scene sono state, voglio dire soprattutto all'albergatore, che ha ragione, ovviamente i primi danni sulla cura e sulla inciviltà di comportamenti, i primi danni nel settore del turismo li registrano soprattutto gli operatori turistici. Però la domanda che io mi facevo guardando quelle scene, di chi è la responsabilità? Al di là del fatto che la regione o il comune può andare in giro con armato, diciamo, a controllare il territorio, il sistema turistico, come ci spiegano gli esperti, scusate, datemi la parola in conclusione, è un sistema complesso perché non necessita soltanto di risorse finanziarie per finanziare l'albergo, per finanziare l'agriturismo, per finanziare la rete anche di strutture e di beni culturali che ci sono sul territorio, recuperare castelli, abbazie. Sono cose che stiamo facendo, continueremo a fare, usando gli amministratori, mi vengono in mente, cioè, una volta che noi li abbiamo recuperati, cioè la gestione di queste strutture, la cura del territorio, riguarda molto chi ci abita sul territorio. Gli amministratori locali, i sindaci, i servizi comunali, il cittadino che vive in un territorio, se comprende che il turismo è una chance importante, il cittadino deve avere interesse. Io penso che a San Gimignano, vicino Siena, è un po' più difficile che ci siano cittadini che di notte si mettono in macchina e gettano il vecchio elettrodomestico per strada o magari ai bordi della diga, come è stato registrato con perfettissima e incisiva ricostruzione del filmato. Insomma, si deve, perciò io dico che è importante anche la mentalità, si deve costruire una operazione nella quale tutti quanti devono essere. Il turismo è una carta sicuramente possibile, ma non scatta soltanto con le risorse che noi mettiamo a disposizione. Quando avremo ristrutturato, faccio degli esempi concreti, Convento e Congresso di San Francesco di Senise, il Palazzo San Severino di Chiaromonte, la torre della Certosa di San Nicola di Francavilla, avremo fatto il Museo dell'Arte Contemporanea all'aperto con Marino di Teana a Teano, sono tutte cose che io sto elencando che stiamo finanziando in questi minuti, diciamo così. Non so se sono soldi che si mettono a disposizione. Quando tutto ciò è avvenuto, allora che cosa serve in più? Servono a ragione operatori intraprendenti, iniziative locali, persone che si vogliono misurare, serve, diciamo così, che scatta, non c'è l'ora X nella quale, se fosse possibile, voglio dire l'ora X nella quale un presidente intelligente, non il sottoscritto, diciamo io più intelligente, il sottoscritto, decide a un certo punto, fa una legge, l'Italia di leggi se ne fanno tante, l'Italia è il paese delle leggi, purtroppo non è sempre il paese dei risultati. 60.000 leggi, fa una legge un giorno, magari alla vigilia dell'estate, fa una legge, decide con una legge, questi sono i soldi, questa è la legge, da domani c'è l'attività turistica nel Senise. Se fosse possibile, se fosse possibile questo, chi non la farebbe questa legge? Perché io ripeto, la cosa che noi facciamo tutti i giorni, la fatica che noi mettiamo in campo tutti i giorni, come trovare soldi per il turismo? Come, guardate, con la storia delle royalties, io veramente voglio concludere, ma mica è una cosa, è un diritto. Noi abbiamo costretto l'Italia, diciamo così, a far passare che l'acqua si paga, non esiste in nessuna parte del mondo che l'acqua si paga. L'acqua è un bene pubblico, come si dice, ci sono, se facciamo sapere a Grillo, non è una parte. Se il Grillo viene a sapere che dal Senisese l'acqua va in Puglia e si paga, ci verrà a fare una manifestazione contro, credetemi, perché lui è Zanottelli, quell'altro che si occupa di acqua,
vanno in giro per il mondo a dire che l'acqua è di tutti, come diceva San Francesco, no, l'acqua è di tutti, è patrimonio universale, per dire che noi scaviamo nella ingegnosità delle nostre iniziative per far passare l'idea. È vero che l'acqua non si paga, ma l'acqua per poterla tutelare costa a chi ce l'ha, quindi bisogna tutelare le sorgenti, i fiumi, le dighe, e questi costi abbiamo spiegato in un artificiosissimo e complicato sistema, li dovete pagare voi pugliesi, voi pugliesi, perché quello che voi registrate, 35 milioni di euro che noi spenderemo in questo territorio, sono esattamente presenti sulla bolletta del cittadino pugliese che viene somministrata annualmente da acquedotto pugliese, che aggiunge un centesimo, due centesimi, tre centesimi, cinque centesimi al cittadino. Allora, per dire che noi ci stiamo ingegnando, quando io dico che serve soprattutto la formazione, serve soprattutto la cultura, con veramente. Perciò mi fa piacere che nascono giovani che ci provocano, ci criticano e magari forse non ci votano nemmeno, anzi non ci votano nemmeno, ma io sono fiducioso che se nascono 100 persone come loro in questo territorio, forse arriveranno i soldi per ristrutturare monasteri, castelli, abbazie, per finanziare aziende culturistiche e alberghi, e scatterà probabilmente un'operazione possibile, perché da queste parti si ha la sensazione che certe volte non manca niente. Manca soltanto un po' di testa. Io ve lo dico veramente con grande franchezza, non sono nato ad Albidone, sono nato qua vicino, e se io fossi, quando finirò, non voglio dire alla pregata, di fare questo mestiere, se io mi metto a fare il ristoratore, l'albergatore o l'operatore turista, stai tranquillo, io mi farò i soldi, perché già lo so come farei qua sotto, diciamo, far mangiare bene, a portare, pure con la difficoltà che ci sono. Guardate, a San Gimignano si arriva, scusami, faccio un po' di battute, forse faccio anche un po' di battute, a San Gimignano si arriva con una strada sterrata. Allora io vi chiedo, non scherzate, io vi chiedo, quanti degli operatori agrituristici, al di là dei programmi che fa la PT, fermate, al di là dei programmi che deve fare la PT, la promozione, in queste ore la regione è alla Borsa di Londra, è andata in giro per il mondo a presentare la base di Cata, dal 1 gennaio Francis Ford Coppola sull'Espresso e sul Panorama, tutte le settimane ci sarà un DVD dove un grande regista racconta di questa terra. Facciamo di tutto per promuovere la base di Cata, dobbiamo fare ancora di più, siamo ancora in colpa perché non abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, ma io mi domando, chi ha pensato nel frattempo che tutto ciò avviene? Le aziende agrituristiche che sono state finanziate negli anni in questo territorio hanno deciso un giorno, da solo, spontaneamente, senza sindaci, senza politici, senza amministratori, un giorno i 30-40 operatori agrituristici avete provato a dire, perché non mi mettete un giorno intorno a un tavolo? Senza nessuno. Decidete, diciamo, di mettere 100 euro a testa, ma forse manco una lira. E fate un depiano, come dici, se venite da me vi mangiate i fagioli, se venite da me vi porto pure a visitare. Insomma, volete capire che non è tutto pubblico quando c'è il miracolo. Io credo che serve molto. Noi l'abbiamo queste cose. Benissimo, e se le fate. Allora, quando a me cosa chiedo, il lago di Senise, che cosa andiamo a visitare? Io resto fermo. Non lo so, venite, andiamo, vi porto là. Ma c'è il polino! Ma se il polino è una strada di sei stati, non lo posso andare. Ma io vogliamo fare un processo pubblico. Un attimo. Sei tutti. Mangi salsicce, soppressare, prosciutto. E poi si deve tornare lì. Benissimo. Presidente, Senise ha un grandissimo gap, che un doppio gap, cioè grandi risorse ma pochi risultati. Monte Cotugno da un lato e il centro storico dall'altro. Io conosco molti operatori turistici che, giustamente come ha detto anche il signore, alla domanda del turista che cosa lo dov'è il castello di Senise, loro non sanno cosa rispondere, perché in effetti noi abbiamo il castello, ma è inguardabile, perché non sembra più un castello. Quando sarà finanziato il castello, da qui a poco, avremo il castello, allora sarà risolto il problema. Allora, c'è una domanda. Che deve fare? Guardate,
guardi, il sistema turistico, fate un giorno anche più economicamente la cosa. Non, cioè, guarda, in questi anni non sono mancate le risorse per finanziare i privati, anche se, se i dubbi e i rifugi, guarda, facciamoci un'analisi sincera. Se tutti i rifugi finanziati sul Pollino oggi sono chiusi e fatti scemi, io mi domando di chi è la colpa se c'è un processo pubblico? E di tutti quelli che ci abitano qui, del sindaco che non è stato, di chi è stato sindaco, della cooperativa che non ha funzionato, del mente parco che ha lavorato contro. Volete capire che insomma è un sistema complessivo che deve scattare, e scatta se la percentuale maggiore di quelli che operano sul territorio ha capito culturalmente, in termini di mentalità, come funziona questo sistema. La stessa cosa è l'agricoltura, perché poi in Basilicata appena c'è un fatto che funziona, noi lucani siamo molto bravi, scatta facilmente, diciamo così, l'emulazione. Perché in alcuni territori il miracolo incomincia a, a registrarsi? Io ho fatto l'esempio dell'Aglianico. Nell'Aglianico è stato così. L'Aglianico oggi, chi produce Aglianico, diciamo, tutti i comparti dell'agricoltura sono andati malissimo, perché la crisi dei mercati nazionali e internazionali non è un fatto soltanto lucano. Ci sono alcuni settori che hanno avuto performance molto positive. L'Aglianico è uno di quelli che è andato bene. Oggi ci sono bottiglie dell'Aglianico che si vendono 100 euro a bottiglia, all'ingrosso 100 euro a bottiglia. Quindi ci sono ristoranti, ho scoperto l'altro giorno che c'è un ristorante di Monte Carlo che vende un vino lucano che si chiama Roinos, che è un famoso Aglianico, a 800 euro a bottiglia. 800 euro a bottiglia. Allora lì è scattato il miracolo, perché ci sono stati tre o quattro produttori. Come sempre, i soldi ci sono sempre stati per gli agricoltori che producevano gli anni, per le aziende, per le trasformazioni, però non scattava mai. A un certo punto 4-5 giovani un po' più valorosi, diciamo così, con la mentalità un po' più nuova, con la voglia di fare un po' più nuova, hanno aperto cantine in modo più innovativo. È nato Roinos, le cantine del notaio, le cantine di palma, sono tutte guidate da giovani. Come appena è scattato, non è che c'era, diciamo così, una condizione diversa rispetto al passato. Programmi di investimento per l'Aliana di Cernobrino e programmi c'erano in quel momento. A un certo punto è scattato il miracolo, perché è cambiata la mentalità della conduzione di quelle aziende. Dopo che è cambiato per tre, quelli che stavano intorno, a Barile, a Rio Nero, a Venosa, guardando come funzionava l'etichetta migliore, la bottiglia più bella, la capacità di essere presente ad Italy, le relazioni commerciali, il consorziarsi mettendosi insieme, la promozione, cioè tutta una serie di cose hanno fatto, sì accompagnati, ma c'era già prima l'accompagnamento della regione, ma l'hanno fatto un po' da solo, è cambiato il modo di fare. Allora io credo che ci sono sicuramente molte responsabilità, le più grandi ovviamente ce l'ha l'ente più grande, ma attenzione che noi non troveremo mai la strada se immaginiamo che sono solo responsabilità degli altri. Io ho la sensazione che in molti posti, come nel Pollino, il miracolo ancora non scatta, perché ci sono diffuse inappropriatezze e diffuse responsabilità. Che noi piano piano, grazie anche alla Siripide, alla provocazione di questi ragazzi, noi speriamo di poter sconfiggere, perché se cambia la testa in molti posti, secondo me è il più grande investimento. Prima di concludere questo capitolo, so che c'era un imprenditore che voleva intervenire, se è possibile. La colpa, cioè i soldi sono arrivati, quindi con questo nulla da dire, lo sappiamo tutti qua, ma la colpa, voglio dire, non è dei cittadini se poi non hanno prodotto risultati, no? Del cittadino comune, che colpa? Quindi la colpa è sicuramente politica, quindi la colpa politica a livello regionale, a livello locale, non lo so io con chi è. Per cui, voglio dire, anche noi qui in quest'area sicuramente ci sono delle aziende che sono proprio con chi è. Cioè, non sono solo, non c'è solo un aliato. Nella nostra area ci sono delle aziende che sono sicuramente con chi è. Logicamente sono, per quello che è stato speso, per quello che è stato consumato, rispetto a quello che si è prodotto, no? Non c'è, voglio dire, non c'è un ritorno in base a quello che è stato fatto. Poi è chiaro che la colpa è anche dai cittadini, cioè dagli imprenditori piuttosto che dagli agricoltori che sono disuniti,
E questa è la strada, sicuramente la strada giusta. Noi come imprenditori, io sono un imprenditore, quindi sicuramente come presidente ci conosciamo. Cioè, io sono un imprenditore, no? Abbiamo iniziato questa strada e quindi abbiamo cominciato a fare un consorzio per poter, no? Per poter vedere di migliorare le nostre aziende sulla base di sulla base della gestione, dei costi di gestione della gestione, perché la nostra problematica è anche i costi di gestione e logicamente anche i tecnici ci potrebbero. Però voglio dire, a questo punto noi a oggi praticamente, no, siamo un consorzio composto da 54 persone, però non riusciamo ancora a dialogare, no, con chi poi programma e con chi, no? E quindi da questo punto di vista voglio dire, se c'è un dialogo con il comune, con la provincia, con la regione, lo sicuramente, lo abbiamo fatto. Tu sei un imprenditore, sei informato, senza avere la mappa dei cosiddetti, la parola difficile, regime di aiuto, inutile parlare. Noi abbiamo sicuramente deciso che una parte consistente di quel programma, almeno 20 milioni di euro, sarà fatto per attività e per investimenti produttivi. Quindi sicuramente gli interlocutori sarete voi, saranno le imprese, noi speriamo, diciamo, che insieme a voi si possono anche attrarre per far diventare questo territorio anche imprese grandi che possono venire a fare. Ma insomma, quello che diceva lui è giusto, nel senso che bisogna mettersi insieme, questa è una della. È una delle sfide più complicate, l'agricoltura mi consiglierà ancora più difficile, perché l'agricoltura, diciamo così, la gestione aziendale è ancora di più individuale, non è scattato nemmeno il metapontino, dove c'è un'agricoltura sofisticatamente evoluta. Purtroppo per noi abbiamo registrato crisi, nonostante, diciamo, l'ortofrutta è quasi obbligatorio per regola di mercato, che deve essere trasferita nei mercati con le cosiddette organizzazioni professionali che si mettono insieme. In Emilia Romagna, in Olanda, l'ortofrutta viene commercializzata attraverso una rete di centinaia di produttori che si mettono insieme, sfidano meglio i mercati, abbassano i costi per la gestione, diciamo così, sia degli impianti produttivi sia dei servizi. Insomma, è un meccanismo che ha bisogno ovviamente di un cambiamento di mentalità. Io mi sono dimenticato di fare un piccolo esempio in questo territorio, di un modellino che comincia a funzionare, per dire quando c'è la buona volontà. Io non so se voi avete i dati, lo dico soprattutto a scuola, di come va l'estate di Isabella a Massimo. Quello è un modello, dicevo questa sera ce n'era scuola, è un modellino che sta funzionando. 60 serate, la Provoco, il comune, gli albergatori, il ristoratore, un mix di iniziative culturali e di spettacolo. Se voi chiedete, purtroppo ce ne sono pochi di alberghi, ce n'è pochi posti letto, se voi chiedete ai due ristoratori, ai pochi posti letto, per Bassini è un paese di meno di 2.000 abitanti, ha costruito un modellino turistico per 60 giorni e sempre tutto pieno, ha risolto tutti i problemi dello sviluppo del comune. No, è un esempio dove la Provoco, i soggetti attivi, un gruppo di giovani, gli imprenditori, gli operatori, gli amministratori mettono insieme un cartello unità. Immaginatevi se 10 anni fa, perciò dico la colpa è nostra, io mi ci metto anche io, se 10 anni fa tutte le amministrazioni locali, tutti gli operatori di questo territorio, tutti gli agricoltori, tutti quanti insieme si allenavano a questo, al di là dei soldi, più o meno tanti o più o meno pochi, che la regione, lo Stato, ripeto, nel sud, nonostante tutto, non sono mai mancate le risorse finanziarie e non mancheranno ancora per un lungo ciclo nei prossimi anni. Ma immaginatevi se tutti questi soldi, invece di spenderli punto punto, singoli comuni, si fossero in qualche modo consorziate le cose. Guardate, e questo è quello che deve scattare, e non scatta solo per legge della regione o per programmi del comune, scatta se si sedimenta man mano la mentalità nuova. Io sono molto convinto che nel sud servono molti libri. Insomma, io vado un po' sfottendo certe volte, ma come dice, prima o poi ti prenderanno a pomodori. Io sono convinto che serve un cambiamento di mentalità, perché non ci manca niente in termini di potenzialità. Sicuramente abbiamo problemi di infrastrutture, l'aeroporto, ma
Insomma, voi pensate che anche senza aeroporto, lo c'era l'imprenditore, l'area industriale di Senise, il bandi speciale per la 488, è vero solo in parte quello che diceva la cronaca. Noi abbiamo fatto un bando speciale per 2 anni replicato, dicendo che nell'area del Senisese e del Lago Negrese la 488 viveva una strada autonoma, non era nel mercato delle opportunità generali. Lui dice che non si sono insediati in questo territorio perché mancavano i notti. Io vi dico, avendo dati a disposizione, non si sono insediati nel territorio del Senisese e del Lago Negrese perché non c'è stata la volontà in quella fase, perché non c'è stata l'attivazione, l'intraprendenza in quella circostanza. Voi pensate che senza aeroporto l'area industriale di Senise, nelle condizioni date, non avrebbe potuto determinare nuove opportunità in termini di investimento e di occupazione? Ma chi ci crede? Io penso di sì. Vi diceva che 20 milioni, questa è la storia dei soldi. Ha ragione, 20 milioni di euro sono forse pochi, ma immaginate che se noi riusciamo a accendere investimenti con un contributo pubblico di 20 milioni di euro, che a occhio e croce dovranno determinare non meno di 50-60 milioni di euro, minimo, perché il contributo massimo possibile sarà di sotto il 50%, mediamente. Quindi immaginatevi se in questo periodo, nel corso del 2008, dopo che faremo i bandi o faremo le manifestazioni di interesse, arriveranno investimenti per 60-70 milioni di euro. Io penso che sono tanti. Se qualcuno ci dimostrerà che sono pochi, io vi dico stasera, noi ne potremmo mettere altri 10, altri 20. Quello che non mancano sono le risorse finanziarie. Io lo dico con moltissima franchezza e con moltissima certezza. Grazie. Presidente, io sono Palermo della Inca prefabbricata. Cioè, voi dateci l'ampliamento dell'Indus, è pensiero nostro, io poi faccio parte pure del consorzio, è una cosa che le vogliamo chiedere. La data, una data presunta, ma prossima, e va. Allora posso. Questo manca la mentalità. Sono io così fesso che non ci ho fatto, se non capite. No, scusami, noi stiamo parlando da ora, tu fai l'imprenditore. Noi in bandi li avremmo potuto fare ieri, avanti ieri, 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi. L'Italia non l'ha presentata, manca fino a che non viene notificato ufficialmente dalla comunità economica europea i nuovi regimi di aiuto. Se oggi formalmente io faccio un bando senza questa maglia generale che mi viene autorizzata dalla Commissione europea, io dovrei fare i bandi con il contributo minimo possibile, al di sotto del 20%. Potrei farlo, e credo che insomma sarebbe ovviamente molto meno attrattivo. Abbiamo notizie in questi giorni, ripetuto 2 o 3 volte, che forse entro fine novembre questa carta degli aiuti famosa, della quale voi che siete imprenditori, credo sarete informati dai vostri notiziari interni, io non so a quale associazione fate capo, ma insomma immagino che Confapi, Confindustria, Confartigianato informi i propri associati che manca la carta dei regimi di aiuti interni. Allora la data, noi siamo nelle condizioni, avendo già definito il programma di 20 milioni di euro per andare per le attività produttive, 10 per progetti che riguardano il settore del turismo, una volta che avremo il regime di aiuti, immediatamente noi faremo non i bandi solo, noi decideremo, anche sentendo voi, bandi, manifestazioni di interesse, contratti di programma, cioè ci sono strumenti anche più facili. Probabilmente la piccola impresa può utilizzare il bando, l'insediamento di una media grande impresa, c'è bisogno forse di un'attività negoziale più semplice e più veloce. Appena avremo questa carta, noi faremo sì che queste risorse potranno essere utilizzate. Grazie mille, se non c'è nessun altro che vuole intervenire per il Presidente, prego, ecco, Giuseppe Pedela, velocemente, se possibile, prego. Rapido, buonasera. Saluto in modo fortissimo sia gli organizzatori che i convenuti. Noi sono pienamente d'accordo che noi dobbiamo dare esempio al nostro territorio. Il riferimento è all'invaso di Montecotugno. Noi siamo partiti dall'invaso di Montecotugno.
sul territorio senese ci sono realtà produttive che si attivano con le proprie energie, e faccio riferimento a quelli che erano e sono i propulsori del nostro territorio, i contadini, le imprese agroalimentari che c'erano e ci sono ancora, che non hanno mai preso un soldo, a parte i 25 milioni del progetto speciale Senise. A parte quello è 25 milioni, amici miei, che fanno quattro serre per conto della impresa TOT, che si riprendeva e neanche li vedevano. Dopodiché, signor Presidente, le nostre aziende agroalimentari che hanno subito, non per nostro piacere, con grande piacere ne abbiano accettato che l'infarto non dovuto si concretizzasse, ma siamo pure dell'avviso che tutto ciò che si è avviato negli anni 70 si sono fermati all'86 con delibere regionali che abbiamo fatto arrivare tutto un bel lotto, una piccola letterina, se possiamo, ma non i contenuti, ma una piccola letterina, dove noi chiediamo la definizione di questo progetto, che per Senise, per il Senise era immenso per quanto riguarda il settore agroalimentare, e che il turismo, e che sensazione forte, signor Presidente. Noi non siamo nelle condizioni di prendere i fondi ordinari, signor Presidente, se non vengono definiti i progetti regionali avviati e fermi, appesi, legati al dopo diga. Mi faccio riferimento ai terreni governati. Abbiamo spedito tutto con il promemorio delle leggi, delle delibere regionali, e che le nostre aziende non può prendere i fondi ordinari, non ha mai preso, ma noi non abbiamo mai preso fondi ordinari, nonostante abbiamo dipendenti. E la cosa più seria è che noi non prenderemo neanche quelli, i fondi prossimi, ma non li vogliamo i fondi, vogliamo che il territorio di Senise, che è fonte di propulsione per tutelare il pollino, non ci illudiamo, Senise ha i potenziali per dare esempio, il territorio che prende i soldi pure l'agricoltura. Io vi invito a farci pervenire, signor Presidente, la nota di questi coltivatori, di questi operatori, di queste associazioni, di questi che hanno preso tutti questi soldi, e cominciamo a vedere realmente come stanno le cose. I contadini di Senise, che hanno dato molto, alla data di oggi non hanno percepito 25 milioni progetto speciale Senise. Non di euro. Cioè, questo per dare un po' l'orientamento. Sono un po' preso così perché questa serata è stata una serata eccezionale. Certamente i temi toccati sono immensi. Finisco. La cosa fondamentale è mettere in condizione, signor Presidente, il territorio, sto insistendo perché viviamo in situazione, di togliersi questa rete di dosso. Grazie, buonasera. Allora, noi continuiamo, ancora c'è da trattare il tema del turismo con il Presidente Zuppa, che tra l'altro ancora non ne ha neanche parlato, però prima...